Ciao, stai per ascoltare l'episodio numero 152 di Salvatore Racconta, un podcast in italiano per stranieri, semplice ma non banale. Ogni sabato ti racconto una storia in modo semplice e chiaro, adatto a chi non è madrelingua italiano, ma allo stesso tempo senza parlare delle solite cose da turisti. Qui non troverai la ricetta originale della carbonara, anche perché non esiste. E non ti dirò che è sbagliato bere il cappuccino dopo pranzo, perché non mi importa quando le persone bevono il cappuccino. Ti racconto storie italiane vere. Salvatore Racconta esce gratuitamente e senza pubblicità ogni sabato da 3 anni. Se vuoi aiutarmi, puoi sostenermi su Patreon. Trovi un link in descrizione. In cambio ti offro l'accesso ad alcuni contenuti premium, tra cui una serie speciale del podcast che esce ogni mercoledì e che parla di attualità. Se non vuoi o non puoi, va bene lo stesso. Gli episodi del sabato ci sono sempre, a partire da quello che sta per iniziare. Ciao! Stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! C'è una commedia degli anni 90 che riguardo con piacere quando capita in TV. Si chiama Chiedimi se sono felice, un film del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non vi racconto qui la storia, ma voglio iniziare da una sua scena. I protagonisti sono in treno e uno del trio, Giovanni, famoso per interpretare un personaggio pignolo, ferma l'uomo che porta il carrello dei panini. Quello è stanco, scocciato, non ha voglia di parlare. Propone un panino al formaggio. E Giovanni, che è pignolo, si lamenta. Cosa significa formaggio? Non è abbastanza. Alla fine però si arrende. L'uomo del carrello non ha voglia di collaborare e lui, dal canto suo, ha fame. Così prende il suo panino al formaggio e se ne va via in silenzio. Ma Giovanni aveva ragione. Dire formaggio non basta, soprattutto in Italia, dove ci sono decine di formaggi diversi e dove ogni regione, ma che dico, ogni città ha il suo formaggio diversissimo, almeno a parole, da quelli dei vicini. Del resto le persone in Italia amano dividersi e distinguersi su tutto, in particolare sulle tradizioni e soprattutto su quelle legate al cibo. Oggi parliamo di queste tradizioni, non per distinguere, ma per viaggiare. Da nord a sud, da ovest a est, facciamo un giro attraverso alcuni formaggi italiani, tradizionali o meno tradizionali, patrimonio di una sola regione o contesi tra vari posti. Cominciamo un viaggio gustoso, divertente e dall'odore intenso. Prima di cominciare, facciamo un po' di precisazioni terminologiche. Quali sono i tipi di formaggio possibili? La prima differenza è tra formaggi freschi e stagionati. I primi sono quelli tipo la mozzarella. Si possono mangiare praticamente subito dopo la produzione. Mediamente hanno un sapore più delicato e sono più leggeri. I formaggi stagionati, tipo il pecorino, devono per l'appunto stagionare, cioè aspettare un po' prima di essere mangiati, e il loro sapore di solito è più intenso. Una categoria a parte è quella dei formaggi erborinati.
Non so se il nome vi dice qualcosa. È un po' tecnico, ma anche visivo. Fa pensare a fili d'erba. E sì, parliamo di quei prodotti che hanno sviluppato una muffa di colore blu o verdastro, che somiglia a fili d'erba, appunto. Il più famoso in Italia, ci torneremo, è il gorgonzola. Un'altra distinzione è quella che riguarda la provenienza del latte. La stragrande maggioranza dei formaggi prodotti in Italia si fa con latte vaccino, cioè di mucca, o latte ovino, cioè di pecora o di capra. Le mucche in Italia si allevano praticamente ovunque, ma in particolare al nord, nella pianura padana, per motivi geografici. Le mucche hanno bisogno di tanto spazio, tanta erba e tanta acqua. Le pecore e le capre si allevano in particolare al sud e sulle isole, perché sono animali più adatti a condizioni climatiche un po' più difficili e a terreni meno pianeggianti. Non è un caso, quindi, che la maggior parte dei formaggi di pecora venga dal sud e che tanti di quelli di mucca vengano dal nord, naturalmente con delle eccezioni. Ok, questa era la premessa. Direi che possiamo cominciare. Partiamo con la Val d'Aosta, dove il fiore all'occhiello della produzione casearia è la Fontina, un formaggio di mucca a pasta morbida stagionato per circa 3 mesi. Ha un sapore delicato ed è l'ingrediente base della fonduta valdostana, cioè formaggio fuso dove inzuppare pezzi di pane o verdure. In effetti, se pensate al nome, fontina, fonduta, il riferimento al fatto che questo formaggio fonde è evidente. Anche in Piemonte si mangiano formaggi un po' simili, in particolare il tomino. Se conoscete la cucina francese, somiglia un po' al brie o al camembert. È un formaggio con il cuore morbido e la crosta leggermente dura, che diventa più croccante man mano che va avanti la stagionatura. Si prepara con latte di mucca, di capra o misto, e nella cucina piemontese è un antipasto molto amato, in particolare servito con una salsina a base di aglio, prezzemolo e acciughe. Se non avete paura che vi puzzi l'alito, provare un tomino al verde è un'esperienza piemontese molto importante. Scendiamo dal Piemonte fino al mare ed entriamo in Liguria, dove tra i tanti formaggi ho scelto quello molto specifico di questa regione, usato per uno dei prodotti liguri più famosi, la focaccia di Recco, un tipo di focaccia ripieno di un formaggio morbido che sembra quasi yogurt e ha un gusto leggermente acidulo. Ha un nome dialettale e quindi scusate la pronuncia quasi sicuramente sbagliata, prescinzewa, più facile da mangiare che da pronunciare bene, se, come me, non siete cresciuti in Liguria. Andando da nord-ovest a nord-est, passiamo per la Lombardia. Anche da queste parti, i formaggi più famosi sono quasi tutti morbidi e quasi tutti a base di latte di mucca. Dalle valli bergamasche viene il taleggio, un formaggio dal sapore intenso e dall'odore penetrante che per qualcuno è anche sgradevole. Uno dei modi più tradizionali per provare il taleggio è fuso sopra la polenta, oppure come aggiunta, per esempio, a un risotto ai funghi. Sempre dalla Lombardia viene un altro formaggio un po' estremo. Chi lo ama lo mangerebbe tutti i giorni. Chi lo odia non vuole vederlo nemmeno in fotografia. Sto parlando del gorgonzola, il formaggio erborinato per eccellenza. Personalmente posso mangiarne un po' ogni tanto, magari in un risotto con pere e noci, per esempio, ma non riuscirei mai a mangiarlo da solo, spalmato su una fetta di pane. Piccola curiosità, da dove viene questo nome? Banalmente, dalla città di Gorgonzola, piccolo centro molto carino in provincia di Milano. Infine, c'è un prodotto che tecnicamente non è un formaggio,
visto che si fa a partire dalla panna e non dal latte, e perché non usa il caglio. Sto parlando del mascarpone, ingrediente alla base del principe dei dolci italiani nel mondo. Naturalmente, il tiramisù. Dov'è nato il tiramisù? Alcuni dicono in Friuli, altri in Veneto. Comunque, nel profondo nord-est della penisola italiana. Che formaggi si mangiano qui, ai piedi delle Dolomiti? Sicuramente i più famosi sono, ancora una volta, due formaggi morbidi. Il friulano Montasio e il veneto Asiago. Devo essere sincero? Se li dovessi assaggiare a occhi chiusi, non riconoscerei l'uno dall'altro. Comunque, sono entrambi molto buoni. Con il Montasio, in particolare, si prepara il piatto simbolo friulano, il frico. Scendiamo ancora e attraversiamo il fiume Po. Qui, in particolare tra Parma e Reggio Emilia, a casa il formaggio italiano più famoso nel mondo, ovvero il parmigiano reggiano. E qui l'annosa domanda: che differenza c'è con il grana padano? Il grana è più delicato, più leggero, il parmigiano è più intenso, anche se, diciamoci la verità, quando sono grattugiati su un piatto di pasta, le differenze non si sentono così tanto. Che dire sul parmigiano reggiano? Naturalmente è un formaggio stagionato, anzi, più è stagionato e più è pregiato, ed è presente ormai in tutte le forme. Addirittura ho visto al supermercato delle chips fatte non di patate, ma di sottilissime fette di parmigiano cotte al forno. Le ho provate e, devo dirvi la verità, potevo vivere senza. Ma l'Emilia Romagna non è solo parmigiano. Anzi, c'è un formaggio che a me non piace molto, ma si chiama in un modo divertentissimo: squacquerone. Come forse il nome suggerisce, in modo onomatopeico, è morbidissimo e molto liquido, abbastanza delicato, se vi piace il tipo. Scendiamo ancora un po' ed entriamo in Toscana, dove cominciano ad apparire più spesso i formaggi a pasta dura. Se devo sceglierne uno, voto per il pecorino di Pienza, prodotto appunto a Pienza, in provincia di Siena. È un formaggio fatto solo con latte di pecora e stagionato dentro botti di rovere, come il vino. C'è più morbido, da grigliare, o più duro, da mangiare a morsi, e ne vale sempre la pena. Anche in Umbria prevalgono i formaggi di pecora, perché il territorio lo favorisce, come dicevamo. Se siete da queste parti, vi consiglio di provare in particolare il pecorino di Norcia. Ma in generale, tra la Toscana, l'Umbria, le Marche e parte della Romagna, sono molto famosi i formaggi di fossa, ovvero formaggi di pecora che vengono fatti stagionare sottoterra, dentro una fossa, appunto. Questo procedimento permette di ottenere un sapore e un profumo molto particolari, irripetibili in condizioni normali. Il sapore è forte, vi avviso, ma ne vale la pena. Scendendo ancora un po', tra Lazio e Abruzzo, ci troviamo ancora in una terra dominata dai formaggi di pecora, il più famoso dei quali, ovviamente, è il pecorino romano, considerato un ingrediente fondamentale di alcuni piatti, come ad esempio i tonnarelli cacio e pepe. Del resto, cacio, in romanesco, non significa altro che formaggio. E a sud di Roma, all'improvviso, vicino a Caserta, ritornano i bovini, in particolare queste grosse mucche, un po' barbute e dalle corna arrotondate. Sì, sto parlando delle bufale, dal cui latte si produce la mozzarella più famosa al mondo. Dici mozzarella di bufala e pensi subito alla pizza. È vero, ma il formaggio più canonico per la pizza margherita era ed è il fior di latte, cioè la mozzarella, diciamo, normale. Meno grassa, meno gustosa, forse, ma alla portata di tutti. In Campania però non c'è solo la mozzarella, ma per esempio anche la provola,
che, per la verità, si trova in tante varianti in tutte le regioni del sud. Si riconosce per la sua forma rotondeggiante e irregolare, con una piccola testolina. Se andate a Napoli e siete stanchi di mangiare solo pizza, e credetemi, può succedere, la famosa pasta e patate con la provola è la soluzione che state cercando. Tanti carboidrati, ma anche tanta felicità. Da una parte all'altra della costa, anche la Puglia ha i suoi formaggi morbidi simili alla mozzarella. Il più famoso, sicuramente, è la burrata, che si chiama così per la sua consistenza cremosa, simile al burro. Ma quello più interessante, prodotto tra l'altro anche in Basilicata, è il cacio ricotta, un formaggio che si trova a metà strada tra il pecorino e la ricotta, appunto. Meno conosciuto della burrata, ma secondo me molto più buono. Scendiamo in Calabria e poi anche in Sicilia, dove troviamo formaggi abbastanza simili, a partire dal caciocavallo, ma anche da vari tipi di pecorino e, in Sicilia in particolare, della tuma, cioè un pecorino molto giovane, dal sapore delicatissimo. Il passo successivo della stagionatura del pecorino è quello che in Sicilia chiamiamo il primo sale, un formaggio ancora morbido ma già saporito, a volte accompagnato da grani di pepe interi. E in Sicilia, naturalmente, la regina è la ricotta, usata sia fresca e zuccherata come base per molti dolci, ma anche stagionata e conservata con il sale. Se siete stati in Sicilia e non avete mangiato un piatto di pasta alla norma con la ricotta salata, beh, mi dispiace per voi. Chiudiamo questo giro con la Sardegna, che come sempre ha una tradizione tutta sua. Il prodotto caseario più importante è il pecorino sardo, ma qui c'è anche il formaggio più estremo tra tutti quelli che abbiamo nominato finora. Molto controverso e discusso anche in termini legali. Sto parlando del casumarzu, il formaggio con i vermi. Secondo le normative europee, la produzione del casumarzu è illegale. Allo stesso tempo, è un prodotto tradizionale sardo e le autorità locali lottano per il suo riconoscimento, assicurando che i vermi non sono pericolosi e che la produzione è controllata. Vi dico la verità, io non ho mai avuto il coraggio di provarlo e forse non lo farò mai. Ci sono tante alternative, come vi ho mostrato, adatte praticamente a tutti i gusti, freschi, stagionati, vaccini, ovini, delicati, intensi, morbidi, duri. Io, personalmente, dei vermi posso farne a meno. Ma se volete provare, c'è anche questo, nel mondo ricco e variegato dei formaggi italiani. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!